tipo dei complimenti, c'è una confusione alla fine. Si celebra la festa della liberazione, perché il 25 aprile 1945 l'Italia del Nord è stata liberata dal fascismo e dall'occupazione tedesca. Con questa data si festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, per celebrare questa data, la mia classe eseguirà alcuni brani davanti a una targa che ricorda i partigiani morti per la libertà del nostro paese. È importante ricordare che la libertà e la democrazia sono conquiste pagate con sacrifici dolorosi. Buon
Di questo gruppo inglese, U2, ed è dedicato a Nelson Mandela, si intitola Pride, e abbiamo voluto inserirlo proprio perché celebra la vita di una persona che ha lottato per la libertà del suo popolo, e quindi possiamo facilmente fare un parallelo con invece i partigiani che per noi tanti anni fa hanno sacrificato la loro vita, tutta la loro vita perché noi fossimo liberi. Quindi è importante che la lotta dei popoli, di tutti i popoli, di tutte le nazioni sia il più possibile unita, perché si possa giungere veramente tutti a una reale partecipazione democratica e a una libertà di pensiero e di azioni e di parola. Pride.
Carlo. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi, buongiorno agli insegnanti, buongiorno all'AMPI e a tutti i cittadini presenti. Questo è l'ultimo momento con le scuole prima dell'appuntamento del 25 aprile, inteso proprio come giorno del 25 aprile che ci vedrà al monumento di Lungostura Lazio. Ed è l'ultimo di una lunga serie di appuntamenti che hanno visto la circoscrizione impegnata e mobilitata e tutte le scuole della circoscrizione attive. Ci siamo visti a diversi cipi, ci siamo visti durante i concerti, ci siamo visti nelle scuole, ci siamo visti sul territorio, ci siamo visti in occasioni diverse, tutte ugualmente emozionanti. L'anno scorso ero qui ed ero qui per la prima volta e osservavo con una grandissima emozione quello che stava accadendo e quindi oggi sono particolarmente onorata, felice e dico di nuovo emozionata di intervenire. Spesso ci chiediamo, forse ve lo chiedete anche a scuola, qual è il modo migliore per proseguire nel ricordo della lotta di liberazione e della conquista dei diritti di liberazione. Sono passati 72 anni, il nostro paese è in una situazione di democrazia, noi viviamo in una situazione di pace e di libertà e allora come possiamo portare avanti i valori dei nostri partigiani, come possiamo portare avanti i valori di Palmiro, di Natalina e di tutti i partecipanti dell'AMPI e addirittura di coloro che hanno perso la vita? E come lo sono chiesta più volte, spero che ve lo chiedate anche voi perché non è semplice. Allora, nel rispondermi, una delle prime risposte è stando in luoghi come questo di oggi. La Cascina Marchesa, il complesso in cui ci troviamo, è la rappresentazione della difesa e del rispetto della cultura democratica, perché qui abbiamo la scuola, che è il primo luogo in cui si formano i cittadini. Abbiamo una biblioteca, perché senza la cultura non andiamo da nessuna parte. Abbiamo anche lo sport per capire cosa vuol dire stare insieme e abbiamo la cultura perché abbiamo un teatro e luoghi in cui ritrovarsi come associazioni, perché stare insieme, rispettarsi, fare cose belle come la musica è il primo modo per dire no alle dittature, no agli autoritarismi, no alla bruttura della mancanza di pensiero del singolo. Vorrei che ci ricordassimo che la libertà che abbiamo acquisito non è data per sempre, la dobbiamo difendere giorno per giorno insieme e per difenderla in questa situazione quello che dobbiamo fare è tenere gli occhi aperti, studiare e rispettarci gli uni gli altri e non dimenticare mai che non c'è nessuno più importante di qualcun altro, nessuno che può prevaricare qualcun altro, nessuno che ha più diritti di qualcun altro. Basta questo nelle vostre vite quotidiane di studenti per conservare la nostra libertà giorno per giorno. La circoscrizione 6 è molto, molto orgogliosa delle proprie scuole, ringrazia continuamente gli insegnanti che vi accompagnano nei percorsi di studio e di riflessione e io personalmente ringrazio tutti per essere qui e per il lavoro che facciamo insieme da tanti anni, molto prima e molto dopo ciascuno di noi. Grazie ancora e buona giornata. Bravo. E buona festa. Lavorare proprio come degli agenti segreti, infiltrarsi anche nelle file del nemico e riuscire in qualche modo a sopravvivere senza venire scoperti, quindi è stata una lotta anche di cervelli, non soltanto di sacrificio, oltre che di sacrificio umano, è stata una lotta appunto di cervelli, di investigatori, se vogliamo, di agenti segreti. James Bond, 007.
Buongiorno a tutti, intanto complimenti davvero ai ragazzi, ci fate orgogliosi una volta di più di anno in anno. Oggi celebriamo la libertà, celebriamo la resistenza e oggi più che mai credo dovremmo ricordarci che la resistenza è in primo luogo pace. I partigiani imbracciarono i fucili ma per la pace. E la prima cosa che vi chiediamo è di diffidare sempre di chi vi dirà che la resistenza è stata guerra, perché la resistenza è morire per la pace di tutti, morire perché tutti possano andare a scuola, morire perché tutti possano godere di quella stessa libertà che magari quei morti hanno conquistato ma non hanno potuto vivere. Libertà significa, oltre che andare a scuola, discutere, significa votare, significa democrazia, significa che a volte magari si litiga o non siamo d'accordo, però che c'è spazio per le idee e per i pensieri di tutti. In questi giorni, lo ha ricordato Carlotta Salerno, in questa circoscrizione, e di questo siatene davvero orgogliosi, avete onorato le lapidi che sono dei nomi, che sono delle persone e sono eroi oggi diciamo, ma sono eroi perché non si sono girati dall'altra parte, non sono nati eroi e magari ne avrebbero fatto anche a meno, magari avrebbero preferito vivere tutta la loro vita fino in fondo come voi. Hanno lottato per una libertà che non hanno riconosciuto, non hanno conosciuto. E eroi, e questa è la cosa che ci consegnano, non si nasce, ma si diventa. E come si diventa? Si diventa a non arrendersi alla violenza, a non arrendersi allo sconforto, quando ci dicono che tutto va male e che non possiamo fare niente per cambiarlo. A non arrendersi nel pensare con la propria testa, sempre e comunque, nel rispetto però anche delle teste e dei pensieri degli altri. Voi siete fortunati anche perché qui avete Palmiro, avete Luciano, Gabriella, Natalina, avete persone il cui nome avrebbe potuto essere scritto su quelle lapidi, perché purtroppo in guerra è così, qualcuno muore e qualcuno resta, e chi resta porta anche il peso di chi non c'è più. Noi quindi tutti riceviamo un dono che è importante perché lo riceviamo in custodia. I diritti e la libertà che abbiamo ricevuto dobbiamo curarli, proteggerli, ma soprattutto dobbiamo restituirli a quelli che vengono dopo e dobbiamo restituirgliene ancora di più, perché i diritti sono come il sole, non è che se lo prendiamo in tanti ci abbronziamo di meno, più siamo e ce n'è per tutti. E anche qui diffidate di chi vi dirà o vi farà pensare che i diritti sono limitati, che è bene che se ne goda in pochi. Anzi, i diritti più siamo e più crescono. E questo tesoro è importante perché oggi noi siamo, purtroppo, torniamo ad essere assuefatti alla guerra, alle immagini della televisione. Avrete visto in questi giorni, si parla addirittura di nuovo di armi nucleari, una cosa che avevamo dimenticato da tanti anni. Il mondo è più grande, è più vicino, però è il mondo reale e a volte invece siamo portati a scambiarlo per un videogame, ma non è un videogame, quelle immagini, quei nomi, quel sangue che vediamo in televisione sono persone reali come queste delle lapidi che onoriamo in questi giorni. Un mondo più grande, dicevo, implica una responsabilità più grande, perché come questi ragazzi non si girarono dall'altra parte, noi oggi non possiamo girarci dall'altra parte. E oggi i pericoli di guerra sono due: c'è una guerra reale che vediamo nelle pagine dei giornali e dei telegiornali e c'è una guerra più strisciante in mezzo a noi. Ieri sera c'è stato di nuovo un attacco a Parigi, avete visto, il terrorismo. Questa è quella più pericolosa perché non solo vuole impedire la democrazia ma vuole impedirci la libertà, vuole farci instillarci la paura di muoverci, di parlarci. E soprattutto la cosa peggiore, vuole che guardiamo con sospetto chi ci sta vicino, chi ha il colore della pelle diverso dal nostro. Ecco, noi questa guerra dobbiamo vincerla, è più importante, più grande, anche se più difficile di quella che affrontarono i partigiani, perché lì avevano un nemico davanti, le cose erano più chiare, ok? Oggi il nemico è l'intolleranza, il nemico è l'uso della violenza. E tanto più dobbiamo dire di no tutti insieme. Oggi ricordiamo delle persone, come dicevo, le persone si chiamano per nome.
Virgilio Arrigoni, Natale Costanzo, Eligio De Fina, Paolo Francesco Loco, Felice Rolfo. Erano cinque salpisti, cioè cinque operai, che restarono qui in difesa della fabbrica contro i carri armati. Voi pensate, oggi i carri armati a noi magari ci fanno ridere perché forse sono rimasti solo nei videogames, però pensate, da soli con i carri armati davanti. Sicuramente avevano paura, ma resistettero proprio perché pensavano che non stavano difendendo solo il loro corpo, che non poterono difendere, ma stavano difendendo la libertà di tutte, della loro famiglia e di tutte le persone che venivano dopo. Oggi però noi, altrimenti non facciamo niente, non celebriamo solo Paolo, Francesco, Felice, eccetera. Oggi noi celebriamo voi a uno, Alessandro, Marta, Salim, Ibrahim, Petru, Tatiana, Josephine, Marco, Giovanni, perché oggi noi, se celebriamo solo loro, diciamo che loro sono morti per sempre. Ma se insieme a loro celebriamo anche voi, i morti restano vivi, perché con i loro occhi siete voi a guardare avanti, a guardare il futuro. E a voi questo serve, perché se salite sulle loro spalle, che sono alti, potete guardare più lontano, più avanti. Noi vi chiediamo questo, vi chiediamo di non avere paura e di guardare avanti. Buon 25 aprile a tutti. Possibile quella di riuscire a sconfiggere un asse così potente come l'asse nazifascista, ma i partigiani, insomma, con grande determinazione ce l'hanno fatta. Thank you.
Oggi a fine qui. Vi ringrazio di nuovo, buongiorno e arrivederci al prossimo.